Ciao! Oggi per il Montessori Lab giochiamo a creare il nostro uovo. Un modo divertente per sperimentare sui vari materiali. Oggi per questo laboratorio abbiamo bisogno di un cartoncino riciclato, un cerchio, scotch, colla, forbici, matita, bucatrice, nastro, pennarelli, carta crispa, un fiocchetto riciclato. Dai, iniziamo! Tracciamo mezza circonferenza e continuiamo a mano libera a disegnare l'uovo. Con la pennarella faremo tanti forellini. Tranquilli, dove non arrivate, usate le forbici. Non è importante che i fori siano equidistanti. Poi tagliamo un rettangolo dal rotolo di carta crispa. Io avevo il giallo in casa, ma qualunque va bene, e creiamo una fisarmonica. L'ho bloccata con un po' di nastro facendo un nodino. Un po' di colla in cima all'uovo e via il ciuffo. Non possiamo dimenticare un bel fiocco. Aiutandoci con lo scotch, creeremo una punta al nostro nastro per facilitare i nostri bambini. E via che inizia il gioco. Blocchiamo dietro il nastro e i nostri bimbi devono far passare il filo attraverso tutti i fori, come se cucissero. Se volete renderlo ancora più interattivo, potete far passare anche dei pezzetti di pasta, tipo tubetti. Mi raccomando, prima che i vostri bimbi iniziano il gioco, controllate che il nastro riesca a passare agevolmente attraverso i buchetti. Se non avete un nastro, potete utilizzare anche un filo di lana. Una volta finito, girate e fissate con un pezzetto di scotch. Via libera alla fantasia. Fate colorare l'uovo come più piace ai vostri piccoli. La mia ha voluto utilizzare pennarelli, ma potete tranquillamente cambiare con acquerelli, pennarelli, digito, pastelli, pastelli a cera, stamping. Vedrete come si divertiranno. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali.